e ho avuto un'accoglienza bellissima da parte di tutti. Ho a disposizione uno staff competente che mi ha fatto sentire subito a casa. A partire dal magazziniere fino ad arrivare al mio responsabile, Gianluca Grava, mi hanno messo a disposizione qualsiasi cosa, quindi per quanto mi riguarda il mio lavoro ho tutto e quindi non mi posso lamentare. Ci alleniamo e giochiamo a Fratta Maggiore, che è un centro dove ci permette di stare bene, di fare bene, quindi sono molto contento di questo, e per un allenatore la serenità fuori dal campo è importante, quindi sono tranquillo e contento per come sta andando finora. La qualità di questo gruppo è che si sta mettendo a disposizione in tutto, quindi è sintomo di intelligenza. Riescono a stare a quello che io gli chiedo, e tante volte so di essere anche abbastanza pressante, ma questo è anche il mio lavoro. Si mettono a disposizione e questo è già un grande passo in avanti, questo è indice che loro comunque vogliono apprendere, vogliono crescere. E quando loro comunque stanno alle regole e riescono a fare un po' tutto quello che io gli chiedo senza fare grandi eccessi o grandi cose straordinarie, questo fa capire che loro comunque sono sulla strada giusta. Mi piace conoscere ognuno di loro dalla famiglia che hanno, da dove provengono e dalle difficoltà magari che hanno anche in famiglia, quindi, perché poi in un ragazzo, il ragazzo poi porta in campo anche tante volte dei problemi che ha fuori dal campo, e quindi è per quello che a me piace conoscere un po' a 360 gradi questi ragazzi. Ma io penso che fondamentale in questo momento sia educarli. Noi siamo innanzitutto, oltre che allenatori, siamo degli educatori. Io dico sempre una cosa: i ragazzi quando stanno con me sul campo io ho la responsabilità loro, divento per loro un genitore oltre che un allenatore. I genitori loro si devono fidare di me perché mi baso molto sull'educazione e il comportamento. Poi è ovvio che sul campo io gli debba insegnare il gesto tecnico, la parte tattica, fisica, atletica, insomma, quello è ovvio. Però io penso che quando c'è il rispetto delle regole, il rispetto del compagno, il rispetto di chi ti sta allenando, già si è a buon punto. Lavoro molto sull'attenzione, sul comportamento a livello mentale, perché poi io dico che la qualità tecnica e fisica conta, ma la qualità mentale conta molto di più. Si lavora sul fatto di dirgli chiaro come stanno le cose, perché noi siamo qua per allenarli a livello tecnico e fisico, ma siamo qua anche per fargli capire che non basta una maglia per farli rendere, per farli diventare calciatori, ma serve quello che sta sotto la maglia, quindi il cuore, quindi la persona, l'uomo. Io loro faccio sempre un esempio: campioni del mondo non sono diventati soltanto Andrea Pirlo, ma campioni del mondo sono diventati Simone Perrotta, sono diventati Gennaro Gattuso, che hanno totalmente qualità diverse da Andrea Pirlo, ma la qualità mentale è uguale a quella di Andrea Pirlo. Devono capire che probabilmente non faranno il calciatore, e quando toglieranno la maglietta, perché non ci sono riusciti per tanti motivi, se di base c'è l'uomo, c'è la persona, allora potranno fare altro nella vita, perché comunque non esiste soltanto questo lavoro. E finché secondo me un allenatore parla chiaro e diretto ai ragazzi e loro non si sentono presi in giro, riescono a darti sicuramente qualcosa di più.